Cosa ha detto questo qua? Penso che il ragazzo dentro delle limitazioni, con le assenze, con la stanchezza accumulata e meno tempo di preparazione della partita, hanno fatto una gara importante, una gara controllata, dove penso che il feeling di tutti, non solamente il mio, penso che il feeling di tutti, anche di loro, anche dello proprio stadio, era che la partita finirebbe sicuramente con un pareggio, perché la squadra è stata molto tranquilla con tutte queste difficoltà. Dopo già a giocatori che sembravano scelti, i due difensori centrali, Mancini indicava i due giocatori del centrocampo più posizionato. Pareggio! I Cristante, loro al primo giallo cambiano subito un colpo di testa hai fatto, basta, ovviamente non possiamo fare, e solo per quell'occasione meritava il pareggio. Mi dispiace il risultato per i ragazzi, perché hanno fatto veramente un sforzo grande, con un gol perfettamente evitabile, perfettamente controllabile, e per questo mi dispiace anche. Ha vinto la mia Inter e sono felice pure. Rispetto per i miei giocatori, perché l'atteggiamento dell'arbitro con Di Kai e con Mancini subito dimostra tutto. Però contento con il concetto di squadra nella difficoltà. La difficoltà di non avere metà di squadra, perché Spinazzola, Smalling, Dybala, Pellegrini, tutti questi qua è a metà squadra, e venire qua senza metà squadra con un altro regalo della Liga, perché non possiamo giocare lunedì, dobbiamo giocare domenica. I ragazzi sono stati bravi nel suo atteggiamento, per questo la mia tristezza, perché loro meritavano di più. Ma che cazzo sei? Volevi il pareggio. Un colpo di testa hai fatto in porta. E se era più forte, sì che pareggiavi, ma quello hai fatto. 24 tiri. Due traverse. Mourinho. E dai, Mourinho. Hai messo non il pullman, hai messo tutto il coso, hai messo tutto. Sai, a Lampugnano quei pullman, li hai messi tutti davanti, davanti alla porta, alla tua porta c'era la stazione di Lampugnano, tutti i pullman. Dai, dai che sei felice, ha vinto l'Inter, non rompere i maroni, dai.